Frisa va in scena una delle gare più interessanti della giornata, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto campanilistico. I padroni di casa del Guastameroli, chiamati a risalire la china, vista la situazione di classifica abbastanza deficitaria, ricevono la Marcianese, espressione di una contrada di Lanciano, comune geograficamente confinante, che fa ritenere la gara una sorta di stracittadina. I frentari di Mister Bucci hanno bisogno anch'essi di linfa vitale per agganciarsi all'ultimo vagone del treno playoff. Ci sono quindi tutti i presupposti per assistere ad una gara agonisticamente tirata, dove le due squadre tenteranno di dare il massimo per arrivare all'obiettivo prefissato. Sono i ragazzi del tecnico calciatore Pasquini a proporsi in avvio e lo fanno anche in maniera assai insidiosa, visto che la battuta a rete di Ciancia al culmine di una devastante percussione sulla destra in tandem con Fabio Lanci lo porta alla sciabolata in corsa che spedisce la sfera a schiantarsi sul palo alla destra di Ezzacchi, che ringrazia per lo scampato pericolo. La replica degli ospiti è affidata a Peri, che tenta di sorprendere Di Rico reattivo sulla conclusione dal limite del set avversario. Gli Orange protestano più tardi per una caduta in area di Damario, che termina a terra nel tentativo di superare la coppiata difensiva formata da Rositi e Morena. Per il direttore di gara si può proseguire. Il rammarico dei padroni di casa svanisce pochi minuti dopo, quando vanno a segno con mister Pasquini, abile a deviare in rete il tiro cross del suo compagno di squadra Cianci, solito stantuffo della fascia destra. I padroni di casa non mollano la presa e anzi aumentano i ritmi per chiudere la pratica nel più breve tempo possibile. Il tentativo di Pasquini, lanciato a rete da Manzone, non va a buon fine anche per la ferma opposizione di Rositi, con lo stesso Pasquini che chiede invano il piazzato dal limite. Dal possibile raddoppio dei padroni di casa si passa invece al pareggio dei frentani, che rientrano in gioco grazie ad un penalty accordato dal signor Mascitelli della sezione di Lanciano, che ravvisa un fallo in area di Di Rico in uscita su Fiorani lanciata a rete. Dal dischetto Rullo non perdona e ristabilisce il risultato di parità. L'11 di casa non demorde, anche se alla ripresa dei giochi il primo affondo è della Marcianese, che al nono ci prova con la girata ravvicinata di Peri, che non riesce a coordinarsi per centrare lo specchio della porta. Anche i locali replicano più tardi con una pericolosa girata in area del neoentrato Iarlori, che in precario equilibrio spedisce insidiosamente al lato. Al 23esimo il Guastameroli è pericoloso sugli sviluppi di un'invitante pennellata centroaria di Fabio Lanci, sul quale si fiondano diversi calciatori in casacca arancione che per un verso o per l'altro non riescono a dirottare nel sacco. La rete della meritata vittoria arriva al minuto 25, quando Iarlori, ben appostato in area, è il più lesto di tutti ad approfittare di un fortuito rimpallo e a scaricare in porta per buona pace di Ezzacchi e compagni, che non riescono stavolta a recuperare lo svantaggio, consegnando di fatto i tre punti alla squadra di casa. La partita è normale, hanno vinto, anche meritatamente. Certamente il primo tempo, se l'arbitro dà l'espulsione al portiere, le cose cambiano, secondo me, perché se dà rigore è anche espulsione. Poi sull'1-1 abbiamo avuto anche noi una palla gol per andare in vantaggio, ma poi tutto sommato va bene, purtroppo è così, loro l'hanno messo dentro, no, anche se fondamentalmente può essere anche meritato, non è questo. Ragazzi, non devo dire niente, campo pesante, qualche assenza, abbiamo fatto la nostra partita, poi una deve vincere, alla fine loro comunque una bella squadra, ci sta anche, ci può stare anche la sconfitta qua. Naturalmente probabilmente il pareggio potevamo portare pure a casa, va bene così, non possiamo rammaricare, ragazzi niente da dire assolutamente, hanno dato il massimo, quello che potevamo dare. Un campo poi si è appesantito, quando vai sotto gli ultimi 20 minuti ci abbiamo provato, ma va bene. Allora, innanzitutto buonasera, è stata una partita molto difficile, sapevamo, essendo un derby queste partite sono anche belle da giocare e quindi sono molto difficili. Ai miei posso dire grazie innanzitutto per averci regalato questi tre punti, la società ci teneva molto a questa partita, loro sono una gran bella squadra, credo una delle rivelazioni del campionato. Noi abbiamo avuto un po' di problemi in questi ultimi periodi e stiamo cercando di riprenderci, abbiamo recuperato un po' di infortunati, quindi speriamo di fare meglio insomma nel proseguo del campionato, però oggi una buonissima partita, direi, credo tre punti meritati. E per quanto riguarda l'andamento del campionato, sicuramente potevamo fare di più, possiamo ancora fare di più e credo che daremo del filo a torcere un po' a tutti quanti. E già da domenica a Montazzoli, che è un campo abbastanza difficile, spero di ripetere la prestazione di oggi. Grazie.